Ben ritrovati, oggi riflettori accesi sulla giustizia. Sappiamo tutti che ci sono tanti problemi in questo uh, sistema italiano, si parla di riforme e poi ci si ferma. Comunque noi oggi vogliamo affrontare la situazione calabrese e soprattutto la situazione nel distretto di Catanzaro. Eh, da mesi, da anni sentiamo i procuratori lanciare sempre l'allarme sulla carenza di organico, insomma una, una regione con un'alta densità eh, di criminalità organizzata, con tantissimi problemi che però arranca sul eh, fronte della copertura finora sono rimasti inascoltati, eppure se la giustizia non riesce a dare risposte in tempi celeri e se la giustizia non è messa in grado di operare, beh, questo mh, porterà tante eh, conseguenze, tanti riverberi anche a livello eh, sociale. Parliamo della giustizia e della situazione nel distretto di Catanzaro con Gabriella Reillo, benvenuta che è stata appena nominata dal CSM Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, una nomina eh, molto prestigiosa che arriva dopo un percorso professionale molto intenso. Eh, Gabriella Reillo fino a qualche giorno fa è stata presidente dell'ufficio GIP GUP sembra al tribunale di Catanzaro. Benvenuta dottoressa Reillo. Grazie, buonasera. Allora, intanto tantissimi auguri e buon lavoro perché l'impegno non è sicuramente <ride> semplice. Grazie per andare a, a, a presiedere, a dirigere la Corte d'Appello di Catanzaro. La sezione penale. La, sezione penale, la sì. sezione penale. Ebbè, è ancora più impegnativo. <ride> sì, <servo. ride> <Si> rimango <ride> sempre nell'ambito penale. Nell'ambito penale e proprio perché eh, l'ambito penale impegna molto che eh, il suo grido d'allarme lanciato eh, nelle scorse settimane sulla necessità di eh, finalmente dotare gli uffici della personale adeguato a livello di magistrati, a livello di, 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 di PM, di giudici, insomma, e beh, è ancora più pregnante questo grido d'appello. Lei ha chiesto aiuto anche al Presidente Renzi. Sì, sì. Eh, in occasione della sua visita a Reggio Calabria eh, ho scritto una lettera aperta a Renzi proprio per sottolineare eh, la necessità che si dia poi un risvolto concreto a queste buone intenzioni di lotta concreta alla mafia, perché ehm, diciamo che eh, la voce del giudice è un po' inascoltata in quanto noi, proprio per la funzione che abbiamo, raramente usciamo alla scoperta. Cioè, per esempio raramente partecipiamo alle manifestazioni grosse che si tengono sull'antimafia perché il nostro ruolo ci impone di mantenere una forma di imparzialità che va uh, garantita comunque, Quella, cioè l'impressione della terzietà, certo. ecco, ci impone di non essere molto presenti. Però io in questa occasione ho appunto superato questo naturale riservo collegato al mio ruolo, al ruolo uh, dei giudici della sezione che come me eh, non partecipano a queste manifestazioni, in generale insomma, eh, si sta più riguardati. E proprio per eh, sottolineare la necessità di non sottovalutare questo settore giudiziario che è importantissimo, perché nell'immaginario comune e anche nell'idea um, eh, nell che ha la politica della giustizia, eh, bisogna soprattutto oh, incentivare le indagini, questo è quello che si mira a fare. Per esempio è da poco oh, l'annuncio fatto dal Fano che manderà in Calabria circa 800 agenti sì, di sicurezza. Sì, sì, infatti il piano straordinario anti-drangheta esatto. è, è, è concentrato è, sulla... Sulla sul, parte investigativa. Sulla parte investigativa ed è certamente un'iniziativa uh, da apprezzare, assolutamente anche da questo punto di vista la Calabria è carente. Però qual è il problema? Che tutte le indagini che si fanno, eh, fossero anche le più accurate, le più veloci, poi finiscono sul tavolo di un GIP, sul tavolo di un giudice delle indagini preliminari. Quindi non ha senso... E, velocizzare, ampliare queste indagini se poi ci troviamo davanti a un imbuto perché certo. l'indagine più veloce rischia poi di arenarsi sul tavolo del giudice delle indagini preliminari anche se non ci sono già eh, miracoli anche lavorando giorno e notte non riesce a smaltire Arriva sul non si riesce ad essere tempestivi perché veramente l'organico e le presenze dei, dei giudici relativi alla Corte d'Appello di Catanzaro al nostro distretto è davvero scherzissimo. Ecco, partiamo Siamo da questo, pochi. per far capire a chi ci ascolta da casa. Eh, cominciamo a dare i numeri. Intanto il distretto della Corte d'Appello di Catanzaro eh, copre un bacino enorme perché esatto. Ha competenze anche su Cosenza, esatto. su Vibbo, su Crotone, su sette tribunali. E su su sette tribunali. Paola, quindi, Vibbo, pa Cosenza, La Mezia, Crotone e Castrovilla. Ecco, quindi è immaginate un Cadanzaro. po'. Eh, quindi a fronte di questo bacino qual è eh, la disponibilità attualmente dei magistrati? I magistrati in sulla carta in organico oh, saremmo sette giudici più il presidente. E, e, e io diciamo come funziona. Dico saremmo perché poi di fatto questo organico non è coperto quasi mai e adesso oh, l'ufficio ha sei giudici più me quindi in tutto sette, e eh, fino all'anno scorso per eh, circa due anni sono stati cinque giudici e il Presidente, quindi veramente una cosa esigua, se si considera che, tre, che il nostro eh, bacino d'utenza è tre quarti della Calabria. Perché? Cioè, sempre per spiare a casa, cioè, si ha l'impressione che eh, lì, appunto, il Pubblico Ministero fa le indagini e su, eh, il Pubblico Ministero oh, cattura le persone, fa le ordinanze cautelari. Non è così, perché tutto questo lavoro poi va avvaliato da un giudice, cioè dal giudice delle indagini preliminari, che oltre al settore delle indagini cioè ha un grossissimo settore di merito, perché eh, davanti al GIP vengono fatti i giudici abbreviati e che comportano la riduzione di un terzo della pena per l'imputato. Quindi moltissime persone, moltissimi imputati, soprattutto per i reati più gravi, che hanno pene elevate e quindi lo sconto di pena eh, fa comodo, è <ride> maggiore, <ride> tipo per l'omicidio da 21 anni, con lo sconto secco di un terzo si arriva già a 14, che non è poco, eh, cioè più grave il reato e più lo sconto è importante diciamo, di pena. Quindi nel nostro, davanti al giudice per le indagini preliminari tantissime persone... Chiedono la definizione del processo con il rito abbreviato. Circa l'87% delle posizioni che riguardano associazioni mafiose, omicidi, estorsioni, rapine, reati più gravi, vengono definiti con l'abbreviato. Questo comporta che quest'unico giudice, da un canto, deve giudicare nel merito, anche con reati grossi, dove si danno pene elevate, e quindi deve guardare bene gli atti, deve studiare, eccetera, questo, questo tipo di processi, e dall'altro deve valutare le indagini. Le risultanze delle indagini e disporre la cattura eventuale del eh, genere. Perché il PM chiede le, PM misure, chiede misure, cautelari le misure cautelari a, a conclusione di un'indagine, poi è il GIP che decide GIP. se accoglierle o meno. Quindi se eh, Esattamente. O meno, quindi... E quindi è, è ovvio che eh, soprattutto nei momenti di grande lavoro, oh, dove, eh, quando la, eh, ci sono molte richieste, il giudice per l'indagine preliminare fatica a riuscire ad essere tempestivo. Cioè, quando sono arrivata io come Presidente, per esempio, i tempi di evasione di una richiesta della DDA, della Procura distrettuale, erano di circa un anno e mezzo. Noi poi abbiamo fatto salti mortali, abbiamo abbattuto questi tempi e diciamo come media adesso siamo sui 4-5 mesi, però veramente a costo Con di un grande, di, di grande sforzo, esatto, <ride> di sacrifici personali. E non è corretto che ehm, non si badi a questo, a questo aspetto che è fondamentale, perché mh, questo aspetto ha una ricaduta incredibile poi nella società. In questi giorni c'è stato il festival di trame alla Mezia, il festival sui libri sulle sì. mafie e ho avuto occasione di ascoltare il dottor Catanzaro, che è il, è della, è il rappresentante degli industriali, degli imprenditori siciliani. E lui eh, raccontava insomma, nel suo vissuto eh, degli imprenditori estorti in Sicilia e a un certo punto diceva sì perché una cosa certo che è inquietante che fra la denuncia e il momento in cui il denunciato viene eh, attinto da eh, ordinanza, di, di, da, da misura cautelare, passano circa due anni. Cioè, Infatti, anche per le vittime che hanno esatto. bisogno di giustizia ma poi immaginiamo appunto la delicatezza di questo compito perché se ci sono tanti PM eh, che indagano supportati dalle forze dell'ordine dalla polizia giudiziaria il giudice è da solo poi che deve vagliare il lavoro di tanti PM perché poi ogni così, fascicolo, certo. ogni procedimento e se bisogna entrare nel merito dottoressa Reillo ebbè eh lì ci si assume una responsabilità grossissima c'è una sperequazione che sembra paradossale, e, e ci meravigliamo, e la gente comune si meraviglia, tra appunto eh, la mole di indagini che si fa e poi le persone deputate a valutarle, a, eh, a valutarle esattamente, perché esattamente. poi è lì che si comincia. Ad avere l'idea della giustizia e quando arrivano le misure. Quando arrivano le misure, certo. E il, devo dire che nella mia lettera a Renzi era menzionata anche la Procura, nel senso che anche la Procura soffre di un problema di carenza di organico, perché il bacino d'utenza è veramente vasto. La Procura segue appunto le indagini su Castrovilla, su Cosenza, su Crotone, su luoghi che sono veramente distanti fra di loro e anche lì sono solo sette eh, come organico ma sette non sono stati mai come DDA, ehm, adesso sono 5 per cui anche loro sono troppo pochi e quindi anche sia le indagini, le indagini sono un po' rallentate ma a maggior ragione quello del GIP perché il GIP, il nostro ufficio, oltre ai 7 della DDA poi ha il lavoro oh, di tutta la procura, cioè valuta il la lavoro di tutta ordinaria. la procura, anche quella ordinaria che sono circa uh, sulla carta sono 21, diciamo, in tutti, di fatto poi sono 15, 16 secondo dei pedici. Allora, abbiamo buoni. sempre eh, queste prime battute, sì. abbiamo sempre questa idea, no? Uh, questo parallelo. Sulla carta, Senti ma poi nei fatti. Sì, sì, perché sì, sì, sulla infatti. carta comunque eh, a medio organici sembrano comunque pochi per certo. le bacilli, la carta sono lavoro. comunque assolutamente S sottodimensionati. Sono sottodimensionati, eh. però poi dobbiamo calcolare che se o c'è una maternità oppure ci sono altri problemi oppure ci sono trasferimenti, dei trasferimenti perché la Calabria che arrivi... non è una sede in vita. <ride> ecco. la Calabria non è una sede in vita proprio per questo è una sede molto lavorata e spessissimo c'è questo grosso turnover di magistrati che vengono per un breve periodo e poi vanno via per cui le scoperture in organico sono costanti però veramente tutto questo rallenta fortemente il lavoro e il problema è questo cioè se si vuole veramente... Eh, dare eh, un salto di qualità all'azione dello Stato di contrasto alla criminalità organizzata, non si può più continuare a ignorare questo problema giusto per eh, dare dei dati il nostro bacino d'utenza del distretto di Catanzaro è sostanzialmente il terzo nel sud Italia perché prima c'è Napoli con 2 milioni e mezzo di utenti e lì sono presenti 42 jeep. Un presidente aggiunto e il presidente di sezione. Stiamo parlando dei presenti. L'organico anche lì è di più. Proprio sui presenti, su chi c'è fisicamente. L'opera. Esatto. Fisicamente. Palermo è un vicino di utenza di un milione e mezzo di abitanti e lì sono presenti 22 giudici, il presidente aggiunto e il presidente di sezione, quindi 23. E Catanzaro è un bacino di utenza di eh, 1.064.000 abitanti e sono presenti sei giudici e un presidente di sezione. No, no, ora, no, no, non c'è proprio... Non ora io no, non voglio ecco, paragonare la realtà di Catanzaro a Napoli e Palermo che sono sicuramente situazioni particolari. E con... Anche se noi siamo messi bene dal questa... eh, ecco. <ride> punto di vista della criminalità. <ride> però, dico, però anche eh. paragonando con altre realtà a noi vicine, per esempio Reggio Calabria, ha un bacino d'utenza di 367.000 persone, quindi un terzo del nostro, e ha presenti 11 giudici e un presidente di sezione. Molti quindi di sono un, un po' di più, sono quattro giudici in più. Voglio dire, anche a considerare un bacino d'utenza, cioè al di là del bacino d'utenza, anche a considerare un, un, una criminalità identica fra Catanzaro e Reggio, Ecco, almeno che l'ufficio GIP abbia gli stessi numeri di quelli di Reggio. Questo è un po', Infatti, po anche il discorso ecco, da fare. Ed eh, 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 cioè, è per questo che lei è scesa in campo. Esattamente. Per... Anche perché l'andrangheta è uguale eh, nel distretto di Reggio, nel distretto di Catanzaro, non cambia nulla. Noi sappiamo che le cosche che sono presenti sul nostro territorio hanno spessissimo collegamenti con le cosche regine, con le quali fanno affari, se per quanto riguarda no, eh, il traffico di droga, sia per i reati più gravi, per esempio si scambiano i killer, quindi non essere attrezzati su un territorio così vasto come quello del distretto di Catanzaro è veramente ecco, essere molto rallentati poi nella realtà e questa cosa crea sfiducia nelle istituzioni. Crea sfiducia da parte dei cittadini onesti, eh, giustamente, anche perché eh, pensiamo soprattutto alle vittime. Eh, della criminalità o comunque di questi reati. E, eh, ovviamente dà anche più potere alla criminalità stessa, perché ovviamente, se passano eh, esatto. troppi mesi, se passano troppi anni, è chiaro che comunque loro pagano, dopo se pagano, poi possono intervenire prescrizioni, quant'altro. In ogni caso rispetto allo Stato loro dimostrano di essere più forti. Esattamente. E questo, è il, che e questo è il messaggio che si, che si, si dà. Male. Perché tantiss tantissime volte la gente comune dice come ma io ho denunciato, io ho detto che cosa è successo, perché non succede nulla? Cioè, spiegare tutto questo meccanismo farraginoso e spiegare che i nostri uffici sono veramente abbandonati a se stessi. È Una cosa che il cittadino non capisce perché è una cosa seria. Cioè, lavoriamo, abbiamo la competenza dei reati di mafia di tutto il distretto, quindi di questo territorio amplissimo. Eppure siamo, stati, siamo veramente in condizioni disagiate, eh, anche sotto il settore del personale. Il personale è pochissimo, eh, continuo il personale l amministrativo. L amministrativo. Eh, vengono diciamo, in ufficio il pomeriggio senza essere pagati perché non ci sono soldi per gli straordinari, non gli danno le ore di recupero o gliene danno poche, oppure se poi utilizzano le ore di recupero no? sono assenti in ufficio. Ed è necessario. quindi crea quindi un problema crea comunque, eh, operativo e devo dire veramente è una forma di volontariato che fa uh, questo personale perché viene al lavoro senza essere pagato per varie ore alla settimana poi siamo stati eh, ridotti anche a fare le collette per comprare la carta ecco, non questo è un tasso dottoressa, <ride> qualche eh, anno fa, un paio d'anni fa mi sembra eh, Sempre la procura distrettuale aveva lanciato l'allarme sulla carenza proprio dei fondi esatto. e, e mancava la carta e un sindaco del esatto. Cosentino, di San Lorenzo del Vallo mi sì. sembra, eh, ha preso un camion con la carta e l'ha consegnato in procura. Un gesto eclatante ripreso anche dai media nazionali. Beh, quello se io l'ho visto come il fallimento dello Stato perché con tutti gli sprechi che ci sono, se... Un tribunale che poi opera su questi fronti caldi non ha le risorse per la carta, per le fotocopiatrici, per il carburante. Delle sì, sì, auto delle anche auto. dei magistrati, degli inquirenti? Beh, no, in un periodo andavamo a fare le udienze con le nostre auto personali perché avevamo per tutto il tribunale una sola auto con una sezione staccata a 50 km Per cui se c'era l'udienza nella sezione staccata no, la macchina non era disponibile per le udienze nelle varie bunker laddove ci dovevamo spostare. Poi io personalmente ho portato il telefono da casa, il fax da casa per dire <ride> i colleghi <ride> hanno fatto la colletta e devo dire che di quella camionata di carta della procura, in qualche maniera ne ho soffrito anche il mio ufficio perché per alcune ordinanze di custodia coterale era la procura che ci forniva la carta avendole loro ricevute in dono però queste sono situazioni veramente paradossali come si fa a, a raccontare ai calabresi che siamo impegnati nella lotta all'andrangheta e poi però eh, mh, noi eh, rispondiamo con le fionde ai kalashnikov oh, sì. ai mitra e addirittura alle armi più sofisticate. Rispondiamo veramente perché? con le fionde: anche perché ci sarebbe veramente bisogno di, di più personale in tutti i settori e anche personale specializzato, perché un numero di pubblici ministeri, per esempio, dovrebbe avere il tempo di, speciali il tempo di specializzarsi anche sui reati finanziari collegati alla mafia. Ci sono tanti settori che sono sostanzialmente non esplorati proprio per questa carenza endemica di, di, di mezzi che riguardano i pubblici ministeri, i giudici in maniera particolare, ma anche i mezzi pratici. E de, ehm, voglio qui ricordare ehm, un'iniziativa ehm, che mi è piaciuta e ehm, voglio segnalarla anche perché proviene dalla mia città, della Mese, perché sono la Metina, eh, C'è stato il Consiglio Comunale di Lamezia che ha invitato me, il presidente del Tribunale Ielasi e il Procuratore Lombardo a partecipare a un loro consiglio perché hanno fatto una risoluzione a sostegno diciamo, di questa nostra battaglia per avere un aumento di organico, facendo presente, ed è qui la cosa che di rilievo, è che eh, quel territorio ha uh, usufruito positiva, positivamente del lavoro di questi uffici, perché sulla Mezia ci sono state eh, tre organizzate di custodia cotelare corposi eh, nei confronti delle cosche locali. E quindi è stata un'attenzione eh, che mi ha fatto molto piacere, nel senso di vedere questo collegamento fra la società e eh, le istituzioni giustizia, perché a volte sembrano cose scollegate. Sì, e dici, ah. A parte il fatto che della giustizia dei magistrati eh, sarà per eh, le polemiche e le strumentalizzazioni nazionali, eh, si parla come di una sorta di casta, hanno tanti privilegi, non rispondono eh, dei loro errori, fanno politica con la giustizia, sentiamo tante cose insomma in negativo, però non si riesce mai poi ad affrontare i problemi pratici, quello che si vive quotidianamente in un ufficio, in un uh, tribunale, forse manca la comunicazione manca ed la è comunicazione, bene anche che voi dire... uscite. Allo scoperto. Ha scoperto chi, devo dire purtroppo che anche eh, nella magistratura come un po', oh, è successo quello che è successo fra la società e la politica, diciamo, nel senso che eh, a un certo punto c'è stato uno scollamento oh, eh, abbastanza radicale purtroppo, fra, eh, come c'è stato lo scollamento fra la società, la parte produttiva della nazione e così via, e la politica e chi rappresenta il cittadino. Così a volte io rilevo uno scollamento fra uh, i giudici che lavorano, soprattutto in questi territori del sud, eh, che eh, portano avanti questo lavoro faticoso, cercando di fare il possibile, eh, che hanno diciamo, il peso della giustizia, fra virgolette, su quel territorio, e poi chi eh, gestisce la giustizia e chi rappresenta la magistratura a livello oh, di autogoverno. A volte a questa scollatura perché eh, vedi, si vede che il Ministero imposta le cose in maniera burocratica e il Consiglio Superiore non riesce a dare risposte concrete ma si allinea su questa burocratizzazione e il risultato finale è che si dice eh, c'è lo stesso numero di, di reati a Catanzaro come a Rimini e quindi vanno bene lo stesso numero eh di sì, giudici solite... come se Catanzaro e eh, Rimini fossero le stesse metodi. Reati di statistici esatto. che utilizziamo esatto. un po' in tutti i campi e che appunto non rendono conto della, della realtà, realtà che appunto Rimini è e Catanzaro, di Catanzaro non sono uguali. Non è cioè, il uguale. La, la sentenza che il giudice eh, di Catanzaro del mio ufficio fa nei confronti eh, di 100 imputati con reati di omicidio, mafia, estorsioni, mh, con un sacco di imputazioni, vale uno come la sentenza per furto che si fa a Rimini. Quindi questa è una cosa ridicola. E forse questo è il male della giustizia. Esattamente, questa buro perché burocratizzazione si che si ha e che, eh, da cui non si riesce ad uscire. Però a fronte di tutti gli allarmi che eh, registriamo da, da, da tempo, eh, nessuno riesce a dare risposte, dottoressa Reillo, perché eh, appunto se un ministro si mette a fare un piano anti-intranqueta, forse eh, ci si sarebbe aspettato che... Eh, avesse affrontato anche questa questione che è fondamentale perché è come se noi partissimo mandassimo eh, le, le, le prime linee poi però non c'è più chi eh, combatte dal colpo decisivo e eh, non è arrivata risposta no. non è arrivato nessun problema no non è arrivata nessuna risposta uh, a livello istituzionale e io spero appunto, che qualcuno poi reagisca diciamo, e prenda in considerazione queste nostre segnalazioni. Però torniamo un po' allo stesso discorso di prima, cioè eh, la giustizia eh, probabilmente richiederebbe delle cognizioni tecniche anche nella gestione del Ministero che a volte eh, non si hanno perché si preferisce diciamo, il, eh, privilegiare il settore politico. Invece nella giustizia c'è bisogno soprattutto adesso perché eh, veramente la gente ha eh, eh, lo no, sfinimento sì. in tutti eh, i settori. Cioè nella, nel settore civile, questo, questo fatto che la giustizia civile ha tempi così lunghi vuol dire... Non dare risposte ai cittadini, eh, nella giustizia penale ordinaria, cioè in tutti i settori eh, c'è bisogno di, di una riforma sostanziale che però guardi al risultato, non queste riforme eh, come è stata quella del giudice di pace, eh, riforme certo. che non hanno dato, ris Sono non hanno dato risposte vere, dei pagliativi degli specchietti per le allodole per so. però sono anche il frutto di una mediazione fra il corporativismo della magistratura e, e l'actecnicismo della politica ecco, eh, che affrontiamo questo, subito dopo la pubblicità e delle tecniche ecco perché questo è importante eh, affrontarlo il rapporto magistratura eh, politica linea alla regia Allora, rieccoci in studio a parlare della giustizia, dei problemi della giustizia e della situazione soprattutto nel distretto di Catanzaro con il neopresidente della Corte d'Appello Sezione Penale eh, di Catanzaro, la dottoressa Gabriella Reillo, che eh, ha lasciato da poco, da qualche giorno, la presidenza dell'ufficio GIP-GUP, eh, sempre eh, di Catanzaro, e che eh, proprio nei giorni scorsi ha lanciato questo grido disperato d'allarme anche alla Presidente Renzi sulla situazione degli organici. Abbiamo visto ampiamente quanto è deficitario l'organico per eh, uno dei distretti più grandi del sud Italia, eh, siamo terzi, diceva lei, dopo Napoli e sì, Palermo, sì, e comunque è il, per, in Calabria copre... Eh, Tre, tre quarti, tre quarti della... Della, insomma, della, uh, tutto del sistema dell'apparato giustizia. Dottoressa Reillo, stavamo dicendo, possibile, nessuno ha raccolto uh, gli appelli lanciati finora, ma uh, lei diceva forse al Ministero ci sarebbe bisogno di maggiore tecnicismo, cioè di persone che uh, si rendano conto della realtà eh, e meno uh, degli, diciamo, delle mediazioni politiche. Politica. Ecco, questo è un grosso problema perché comunque nella giustizia il tecnicismo, conoscere la realtà è fondamentale perché se tu non conosci un territorio non puoi, puoi adottare dei provvedimenti, fare i tagli lineari o comunque eh, paragonare eh, il risultato o il bacino eh, indistintamente tra eh, Calabria e Veneto o altra regione del nord Italia beh, eh, vuol dire che non risolveremo mai i problemi perché sono completamente diversi ma questa politica è possibile che non sia così difficile da capire che si parte dagli organici perché voi non è che chiedete grandissime cose la riforma della giustizia è necessaria ben venga si troverà un accordo ma partire da questo dato diamo la copertura necessaria e così è, sì, non è una cosa complicata, diventa complicata perché eh, ci sono questi organici che sono oh, non adeguati, che sono vecchi. E, e da tempo, per esempio, il Ministero della Giustizia ha in mente di ristrutturarli, solo che eh, eh, ri, eh, ridisegnando questa mappa dell'organico in tutta Italia si scontra con eh, le varie stanze campanilistiche, perché ovviamente ogni tribunale, siccome l'organico è basso in maniera generalizzata, reclama eh, più organico e quando si vogliono fare dei tagli eh, ci si oppone. E allora c'è cioè una forma di blocco, sostanzialmente non oh, si dà quell'input, quella svolta, um, però oh, affrontando il, il problema in maniera concreta, cioè voglio dire, il territorio nazionale è, è grande, in realtà poi ci, ci sono due Italie, il sud è una realtà diversa, allora è chiaro che bisogna dare. Eh, Pre precedenza a ah, un'emergenza che è questa uh, della criminalità organizzata nel sud. Se si vuole dare precedenza bisogna per forza fornire questi uffici di mezzi, di uomini, altrimenti si rimane a livello delle parole. Certo, anche perché noi abbiamo visto uh, la m, riforma uh, fatta nel, precedente, nel governo Monti. Quindi sono state ridisegnate insomma, le circoscrizioni e quant'altro, sono stati soppressi dai tribunali, abbiamo visto la battaglia che è ancora continua. In Calabria è rimasto solo poi il taglio del tribunale di, di Rossano. Rossano, non si sono rassegnati, la mezzi è stato salvato. Ecco, lì si era previsto di tagliare, ma secondo lei eh, basta solo questo? Poteva bastare o potrebbe bastare? No, non, eh, non basta assolutamente perché... Poi oh, i giudici di pace, come eh, citava ecco pure lei prima. Di pace. Anche lì la riforma dei giudici di pace purtroppo è stata una riforma che non ha dato risposta perché non c'è stato quello snellimento della giustizia, quella giustizia vicina al cittadino. Cioè a volte c'è l'idea che abbiamo in Italia, un po' stramba, un po' bislacca, di scimmiottare il sistema anglosassone, ma il nostro sistema non ha nulla a che vedere con quell'anglosassone. Poi in più a mia opinione personale, noi non abbiamo nulla da invidiare al sistema anglosassone, anzi sono loro che... Pi Potrebbero prendere la mente tanto perché diciamo che il diritto l'ha inventato Roma eh. e la Grecia, per cui il nostro, i nostri meccanismi sono assolutamente molto più garantisti, molto più attenti e abbiamo delle realtà che sono assolutamente diverse, mentre lì c'è una, una profonda uh, condivisione di certi valori e, e anche un'adesione della, della, della società a quello che fa la magistratura. Qui non è così, abbiamo una realtà completamente diversa. Quindi l'idea di questo giudice di pace che peraltro non è un magistrato togato che gestisce in maniera familiare e veloce la giustizia assolutamente non ha funzionato, si è avuto una duplicazione dei tempi, insomma i tempi di definizione sono molto lunghi, sono state fatte sentenze in interlocutori che non definiscono i giudizi, poi comunque tutto questo mare eh, di roba ricade sulla Corte d'Appello che non è stata attrezzata in maniera adeguata. Quindi le riforme sono state fatte proprio oh, in maniera um, parcellizzata, senza guardare il risultato finale. Anche questa è una caratteristica tutta italiana. Si fanno le riforme senza vedere a dove si va a perare, Infatti, a con ehm. che numeri noi stiamo lavorando e a che numeri vogliamo arrivare. Tutto questo non viene affrontato. Si fa solo sulla carta. Per, eh, per I costi del giudice di patto. Infatti adesso molti comuni si sono accollati i costi e sappiamo come sono le casse comunali no? in tutti gli enti come langono, però molti comuni per salvaguardare i presidi sul territorio, per non perdere un'istituzione, si sono accollati di questi costi. Però non è una cosa neanche... Non eh, è una cosa che ha funzionato, che possa cioè, eh, allora, il, eliminare tutti i presidi sul territorio è anche un errore perché comunque la giustizia deve essere vicina al cittadino e anche il cittadino deve avere la possibilità di accedere alla giustizia, però d'altra parte non bisogna creare neanche una giustizia di serie B, fra virgolette e dove eh, si creano, insomma, mh, Ci non c'è cioè, ecco, <ride> questa risposta adeguata. Eh, si fa questo All'insegna del risparmio, che poi in questo settore il risparmio in questi termini è, è totalmente aleatorio, e si scopre che risparmio ce n'è stato pochissimo, quasi nulla, perché comunque sono persone che lavorano e giustamente vanno retribuite però nell'insieme i problemi non sono stati risolti quasi per nulla ora non vorrei che eh, venisse cioè, questo mio intervento visto come qualcosa contro i giudici pace, assolutamente. assolutamente no io ho massimo rispetto per questa categoria che tutto sommato ci dà una mano però dico è il sistema, loro sono inseriti in un meccanismo che non funziona e la loro presenza la, la, così come è eh, impostata non è stata risolutoria di quasi nulla quindi il discorso va impostato in Infatti, dovevano filtrare generali. e in effetti non, non si riesce. E in questo a filtro non c'è anche perché c'è questa grande litigiosità nostra, eh, diciamo eh, tutta italiana. Quindi, cercare di fare le riforme eh, eliminando tribunali, accorpando, eh, lasciando inalterato il numero delle persone senza eh, dare mezzi ulteriori con invece numeri di cause di, di, di reati che sono sempre gli stessi, anzi vanno ad aumentare, e diventa una cosa veramente eh, un ecco, po' svelenca, stravagante. Come ecco. noi da qualche anno facciamo i conti con la spending review, allora nei tribunali onestamente ci sono degli sprechi, c'erano degli sprechi e se sulla carta è previsto un tot numero di magistrati, perché si consente che questo questi posti questi organici non vengano non siano sempre eh, non al siano completo. Dove si ferma l'inchippo? Eh, I magistrati sprecano oppure No, <ride> i magistrati non sprecano perché eh, noi in realtà come Italia siamo in Europa quelli che destiniamo meno alla giustizia. Questo fatto dello spreco della giustizia è una favola. Cioè, negli altri paesi ci sono molto più magistrati come numeri e anche molto, molto, eh, molti più fondi da parte dei governi. L'Italia penso che davvero in Europa, eh, forse solo la Grecia perché è in difficoltà, ma è una delle ultime, ci cioè viene dopo la, la Germania, la Francia, la stessa Spagna. Quindi, non è vero, è che si eh, di, pri, privilegia. Uh, il risparmio sul settore giustizia perché probabilmente si sottovaluta ecco, l'importanza dell'impatto che una giustizia lenta produce poi su tutto il sistema italiano. Però è il cavallo di battaglia o comunque eh, l'argomento principe di chi eh, si trova in maniera contingente all'opposizione, quello della giustizia. Però poi alla fine, appunto, forse eh, qui eh, ci viene in soccorso il concetto del gattopardismo, si fa tanto rumore per non cambiare nulla perché in effetti nessuno vuole cambiare, perché sennò no, le cose sono chiare, eh, le possibilità ci sono, basterebbe solo un po' di buonsenso basterebbe un po' di buon senso e ripeto eh, eh, assolutamente eh, attenzione sarebbe, alle realtà sarebbe necessario che un eventuale com insomma comitato commissione eh, che si dovesse fare per una riforma della giustizia uh, entrassero dei tecnici, dei tecnici che, riguarda, che, che rispecchiano un po' i vari tipi di attività. E infatti Noi che abbiamo si fanno. visto anche il Compressi procuratore, dei giudici, perché per esempio una mancanza, um, la mancanza della voce del giudice cioè, si sente anche nel, nella normativa che viene fatta. Certo, eh. perché comunque <ride> c'è sempre una lettura più di parte. No? Una più di perché parte. noi abbiamo visto uh, Cantone ed è diventato. Insomma, ma sì. è stato messo all'autorità contro la corruzione, e PM è, è, sì, è stato... Cioè, e ecco, poi senza è stato nulla di discriminare ma... contro il PM. Diciamo che il giudice mh, ha la visione di come il processo va a finire, nel senso che il pubblico ministero ha il suo ruolo, fa le indagini e, e crede in una tesi, la difesa porta eh, la sua tesi. Il giudice è quello, è quello che, poi deve che raccoglie tutto, ma è anche quello che sa come vanno a finire le cose. Per cui se abbiamo oh, delle indagini eh, per mille persone, ne vengono catturate eh, 500 e ne vengono condannate 100, allora c'è qualcosa che non va nel in meccanismo. Allora se queste 100. Vengono Se le altre 400 non vengono condannate perché ci sono problemi su come sono state fatte le indagini, perché i giudici non riescono a fare il processo, perché intanto il reato si prescrive, ecco, allora è il giudice che dice accade tutto questo. Perché ha la dimensione di che cosa sta succedendo. Per cui quando si fanno queste riforme bisognerebbe assolutamente sentire le voci delle varie parti, compresa quella del giudice, anche perché, quella dei difensori, ecco, anche quella della giudicatura. Anche perché poi anche perché loro anche hanno un ruolo determinante. all'interno hanno un ruolo determinante, delle... ognuno può portare delle idee sui meccanismi. Invece sono, vengono fatte le riforme, non si va da dove si va a parare e poi vengono corrette in corso d'opera, con un problema anche di ingiustizia sostanziale perché, perché se una persona viene giudicata con una norma e dopo oh, tre anni questa norma cambia quella persona ha avuto meno opportunità dell'altra, si trova ecco, noi siamo praticamente con, questa, con questi strumenti, quindi salta il principio dell'equità, dell'equità ecco, questo è gravissimo, e perché... anche il principio della certezza del diritto, perché ecco. noi stiamo operando con un codice eh, come se un medico mentre sta facendo un'operazione, eh, prima si trova un bisturi in mano, poi dopo gli danno una forchetta, poi dopo gli danno un coltello è eh, come capacità, e man mano chiunque, chiunque arriva come a livello politico Sostituisce questi strumenti che poi noi in un modo o nell'altro ci dobbiamo arrabbattare per applicare, e questo ancora di più dà un'impressione di una magistratura poco adeguata, di una magistratura un po' strana. Noi non abbiamo voce, normalmente non lo facciamo per spiegare tutto questo perché noi applichiamo la legge ma generalmente non la critichiamo sicuramente <ride> e quindi il risultato finale è questo però qua, di fronte a questa situazione è, è giusto far sentire la voce ma il CSM dovrebbe far sentire la voce ma il CSM. O oh no, non ha questo compito. Anche il CSM di fa sentire eh, la sua voce soltanto sui grandi, temi, sui grandi temi, quando appunto ci sono queste eh, riforme che riguardano, oh, ha fatto sentire per esempio la sua voce sul problema della divisione delle carriere, eh, sul problema. Sulla responsabilità civile e così via. Quindi diciamo sono sui, eh, su temi ampi. E chi, chi, poi... chi, chi può far sentire la vostra voce? Eh, probabilmente dovrebbe essere più presente l'Associazione Nazionale Magistrati, cioè far presente quelli che sono i veri problemi dei giudici e problemi pratici Infatti, e rendersi anche tramite per una rappresentanza delle istanze che vengono dalla società dei cittadini, perché noi non siamo scollegati dai territori in cui lavoriamo anzi noi dovremmo essere utili per quei territori cioè, mantenere questa scollatura ed essere autoreferenziali cioè l'associazione che parla soltanto ai giudici di giudici e di problemi che riguardano i giudici ma non la giustizia Ecco, forse è stata una lettura riduttiva che Ma si è data in questi anni. Ma infatti questo un po Negli anni 70, per esempio, la lettura che, che l'associazione aveva era differente, era una lettura eh, più aperta sul territorio. E bisognerebbe tornare a quello, perché <ride> sennò anche le associazioni eh, di categoria dei giudici, <ride> definiamole così, poi perdono anche di credibilità. Perché il problema, soprattutto in territori come la Canabria, è eh, che la giustizia, è veramente il eh, simbolo per eccellenza della presenza dello Stato, della garanzia dei diritti, in una terra in cui i diritti sono negati da tutte le parti. Con una criminalità così pervasiva, allora se non funziona la giustizia, veramente la gente poi... Eh, non si sa più che fare, si demoralizza, si demoralizza. perché ha voglia di dire: bisogna denunciare, dottoressa. Io Serino, devo dire: lei la la è giudice, noi diciamo dovete denunciare, certo, dovete denunciare, così, però poi è così, è se è uno così. si ritrova la persona che ha denunciato a rischio della propria vita così, eh, di, fronte, di fronte un mese, due mesi oppure torna subito libero perché c'è il problema della certezza eh, dell'incertezza della pena? Sì, è proprio come è dice lei, nel senso che ecco, noi dovremmo affrontare eh, davvero questi temi perché devo dire la verità eh, c'è un aumento oh, eh, diciamo, della coscienza civile mh, di sensibilità nei confronti dei temi della giustizia, ci sono moltissime persone che denunciano, moltissime persone che non sopportano più queste pressioni arroganti che arrivano insomma, eh, da criminali e però chi fa l'imprenditore in Calabria è veramente in una situazione difficile, che ecco, la giustizia dovrebbe considerare. Eh, a me per esempio è capitato oh, di vedere un imprenditore che aveva denunciato un capomafia per un'estorsione eh, su un villaggio turistico, e questo è andato in carcere insomma, il capomafia, solo che adesso il villaggio turistico si trova in difficoltà perché l'agenzia generale che distribuisce eh, i vari turisti eh, salta quel villaggio, lo evita, lo dà insomma, in seconda battuta per la preoccupazione che possa accadere qualcosa, cioè tipo che il bar sulla spiaggia venga uh, incendiato, oh, che oh, il bungalow si che venga la incendiato. Bomba. Quindi c'è si... un effetto paradossale che chi insomma, uh, contribuisce a fare giustizia poi rimane danneggiato o isolato. E questa cosa non va bene anche perché noi abbiamo gli strumenti per essere tempestivi, per eh, sostenerli, ci sono i fondi eh, per i, le vittime delle associazioni mafiose, solo che anche lì siamo troppo burocratici, è un sistema Infatti. elefantiaco che eh, non si relaziona in maniera eh, tempestiva con le esigenze delle E In del questo territorio. campo bisogna essere tempestivi, bisogna dare le risposte, bisogna... Uh, dare i segnali subito. Uh, è difficile fare il giudice in Calabria, visto che eh, sono pochi quelli che vogliono venire oppure vengono all'inizio per fare carriera, insomma, perché sappiamo che eh, insomma, se si fa in terra disagiata vale forse eh, qualche, scatto, so, vale in qualche scatto in più. Ecco. Sì. Ma lei, calabrese, la Metina, eh, ha deciso di rimanere qui da anni. Eh, compatte dalla sua postazione, è difficile fare il giudice in Calabria? Io, io appunto, essendo calabrese, diciamo <ride> e non ho vissuto l'impatto emotivo che magari vivono altri colleghi: nel senso che vedo dei colleghi, soprattutto giovani, che arrivano preoccupatissimi, eh, un po' spaesati, e, e anche qua eh, dovremmo insomma a, a, a fare in modo. O, di fornire de degli strumenti più adeguati anche a questi colleghi che arrivano oh, da fuori. Per cui per me diciamo, non c'è stato l'impatto emotivo perché opero in un territorio che conosco, conosco anche i, i suoi meccanismi. E, di, non ho avuto particolari difficoltà nel senso che io cerco di fare come meglio possibile ne, cioè di essere molto scrupolosa quando decido poi l'errore è, è nelle cose diciamo può accadere però oh, cerco, Ma lei vive blindata perché no, no, il giudice deve stare nell'immaginario collettivo deve stare lontano da possibili anche, condizionamenti anche questa è un po' una filosofia che ha avuto il mio ufficio di non richiedere nessuna forma di, di, <ride> di brindatura, tutela eccetera. Eh, i, miei, I giudici della mia sezione quando è stato proposto anche delle forme di, di tutela eh, le, le hanno rifiutate. Eh, anche sul, eh, sull'idea che appunto non abbiamo mezzi per E però noi per vediamo sport concesse e, a, a politici, ex politici esatto, e Esatto, non abbiamo necessità altro. di sprecare altro, altro denaro pubblico per delle cose che poi noi sostanzialmente riteniamo un po' inutili. Però questo è il nostro punto di vista. Io solo da poco ho riavuto la, la, la misura della macchina blindata, per andare in ufficio e devo dire anche quest'altra cosa è caduto che quando ero giudice semplice diciamo eh, ho avuto per lungo tempo questo tipo di misura perché facevo sempre processi di mafia in, in, in appello anche nell'assise quando sono diventato Presidente di sezione dell'ufficio GIF distrettuale ho praticamente dopo le, le, i primi otto mesi rinunciato a questa cosa perché non c'erano le macchine eh, ecco perché non c'erano le macchine non perché non ci fosse il esatto. rischio dico no, rinuncio alla macchina d'ufficio perché in realtà non c'è non posso impazzire la mattina a vedere chi viene, chi non viene ad aspettare. E Beh, sicuramente via. è una delle poche che, sì, <ride> una diciamo dei che pochi giudici la che fa questa nostra È discorsi. una giustizia molto a ecco, <ride> ecco, una giustizia così fatta di grande volontariato e grande passione, siamo in chiusura dottoressa Reil, a fronte di un territorio, di una situazione che però resta molto molto allarmante nel distretto di Catanzaro avete competenza su Crotone e sappiamo come è storica e radicata la criminalità organizzata eh, Vibo Valencia, Catanzaro stesso La Mezia, Cosenza Castrovillari, Castrovillari Rossani, L'Alto Ionio Siccome tutti sappiamo che l'andrangheta è il cangro di questa regione oltre che la corruzione e la mala politica perché non bisogna sottovalutare anche queste altre purtroppo componenti lei pensa che si arriverà mai a, eh, ad allentare questa morsa, perché sconfiggerla è impensabile, si allenterà mai e come secondo lei in breve eh, si potrebbe operare oltre che rafforzare appunto il sistema eh, Giustizia. Guarda, io, io sono ottimista di natura e d'altra parte la mia presenza qui lo attesta <ride> perché sto portando avanti queste certo. istanze, nonostante sono cose che, che chiediamo da tantissimo tempo. Però secondo me si è arrivati veramente a un punto di rottura, cioè noi non possiamo rimanere nel medioevo come sistema giustizia. Siamo nel 2000, dobbiamo dire che abbiamo dei mezzi e dei meccanismi che sono veramente fuori dal tempo, troppo arretrati, troppo scarsi. È troppo a rilento, quindi a questo punto bisogna dirlo e bisogna provare a fare certo, qualcosa. Certo, anche perché lei è convinta che una maggiore efficienza della giustizia sarebbe un deterrente, sicuramente eh, impingerebbe un colpo molto più duro alle organizzazioni criminali rispetto magari ai soli arresti, Certo. Perché che poi se si arriva a sentenze passate in giudicato, beh, il carcere non spaventa, è messo in conto, però sicuramente... Eh, fa perdere potere ai mafiosi. Ma come no? Ma sarebbe proprio così, cioè potenziare il meccanismo vuol dire lavorare meglio, voglio dire, sempre per fare l'esempio di prima, sulla MESIA sono state fatte tre ordinanze di custodia cautelare e le associazioni che c'erano sono state sgominate, cioè la, la popolazione ha avuto respiro. Eh, però ecco, per noi manca la possibilità di fare un lavoro costante, continuo sul territorio, perché se si fa un'ordinanza oggi per dire eh, su Crotone, poi la si a frattempo. Fra tre anni, fra quattro anni, fra cinque, quando si avrà la possibilità Insomma, di farla. Certo, e intanto però nel gli altri le... sono riorganizzati, eh. esattamente. cioè Non è difficile invece sconfiggere l'andrangheta, cioè, l'andrangheta lei, dice, lei diceva è impensabile, in realtà non è così, perché noi abbiamo un territorio parcellizzato, la Calabria, siamo 400 eh, piccoli comuni, non abbiamo quella sovrappopolazione come per esempio nelle zone del, del napoletano, la Camorra, certo, dove aree, hai difficoltà anche di individuare chi sono insomma i componenti di queste associazioni da noi si sa chi sono fra virgolette perché le nostre comunità sono molto piccole per cui bisognerebbe avere soltanto un po' di mezzi in più per lavorare bene sulle indagini in modo da essere costanti e da riuscire a inquadrare il fenomeno nella sua complessità, mentre adesso si punisce il singolo reato piccolo che, che viene in evidenza certo. cioè, paradossalmente il fatto di essere così parcellizzati aiuterebbe il lavoro, questo lavoro. potrebbe ecco, essere un vantaggio speriamo sì. che qualcuno raccoglia ma... Uh, questi suggerimenti se Renzi dovesse risponderle lei ce lo farà sapere noi Certamente. continueremo Renzi, diciamo a sost... come simbolo nel oh, senso il, del il governo, il ecco, governo. Il governo ovviamente visto che poi va veloce speriamo uh, ascolti e vada veloce anche sul fronte della giustizia sì. ascoltando gli operatori uh, della giustizia noi ringraziamo uh, Gabriella Reillo presidente della Corte d'Appello Uh, sezione penale di Catanzaro, auguri di buon lavoro, ne ha bisogno uh, dottoressa uh, Reillo e noi continueremo a sostenervi in questa battaglia se anche altri magistrati uh, vincono le resistenze di questa sorta di uh, principio che vi siete dati di non uh, partecipare, non fare, però qui è una battaglia di civiltà, siete a favore dei cittadini con queste battaglie. Noi. Grazie tante, grazie a voi. Allora, grazie Gabriella Reillo e grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.